Indagini in corso a Rodio, frazione di Picciotta, per far luce sull'incendio divampato nel cuore della notte e a seguito del quale sono andati distrutti auto e mezzi agricoli. I mezzi, una Suzuki, una Volkswagen e un trattore, erano parcheggiati sotto uno stabile. La seconda auto era nuova, acquistata dal proprietario soltanto poche settimane fa. I residenti, svegliati nel cuore della notte, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo, guidati dal caposquadra Giuseppe Volpe, che insieme ai colleghi di Policastro hanno terminato le operazioni di spegnimento delle fiamme solo questa mattina all'alba. Sul posto per gli accertamenti di riti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Picciotta. Da comprendere le cause che hanno scatenato il rogo, ma tutto lascia presumere che si sia trattato di un cortocircuito partito da uno dei tre mezzi, con le fiamme che poi si sono estese anche agli altri. Salvata fortunatamente una quarta vettura che si trovava in sosta. Non si esclude però sul caso nessun'altra ipotesi. Attimi di paura ieri pomeriggio anche a Marina di Camerota per un altro incendio domestico divampato in via La Manna. Alcuni oggetti presenti all'interno di un'abitazione sono stati avvolti dalle fiamme. Anche qui probabilmente si è trattato di un cortocircuito. Fortunatamente al momento del rogo l'abitazione era vuota. Le fiamme e il fumo nero hanno subito attirato l'attenzione del vicinato, che ha prontamente segnalato i fatti ai vigili del fuoco. Le squadre sono giunte sul posto insieme ai carabinieri. Due vicini di casa, tra cui un brigadiere della finanza fuori servizio, sono intervenute e prima dell'arrivo dei caschi rossi del distaccamento di Policastro hanno gettato dal balcone sedie e tavoli incendiati. Il loro coraggioso intervento ha contribuito a contenere l'espansione del rogo e a proteggere l'abitazione. La zona è stata messa in sicurezza, danni fortunatamente limitati alla sola stanza interessata dalle fiamme.